Mi hanno blindato in una presentazione, in un PDF, io cercherò di rimanere blindato e di raccontarvi velocemente, non so se ho qualcosa di particolare da insegnare, forse no, vi racconto soltanto quello che mi sono, assieme a degli amici, mi sono inventato qualche anno fa. Ormai sono diversi anni fa, nel 2005 abbiamo cominciato, io e alcuni amici, a pensare che effettivamente ci sarebbe stata una rivoluzione oggi nel mondo dell'informazione e della comunicazione. Oggi fa abbastanza sorridere questo perché tutti ne siamo consapevoli, ma quella volta non era così semplice. Così avrei un lavoro molto... Ogni volta ti faccio così quando devi cambiare? Ok. Allora, nell'aprile del 2006 abbiamo deciso di partire con un progetto di televisivo di informazione e comunicazione rovesciato sul web. Perché rovesciato? In cui sono i cittadini, le associazioni, gli enti pubblici, le aziende a proporre i contenuti, noi a trasmetterli, però con questo piccolo dettaglio, senza alcuna interferenza. Di fatto noi siamo una piattaforma che dà uno spazio, e non soltanto uno spazio, offre anche un modello di spinta delle informazioni attraverso delle attività di web marketing. Sì? Quindi diciamo abbiamo banalmente rovesciato la piramide, è la gente che fa l'informazione. E il 15 settembre nasce PN Box, la TV che fai tu, il payoff proprio vuole specificare il fatto che sono i cittadini e le persone che contribuiscono ai contenuti di questa TV. Questo è l'indirizzo, se vi interesserà. La piramide è finalmente rovesciata perché le notizie non sono di chi le ha, ma di chi le racconta. Le notizie sono di chi le ha, ma non di chi le racconta. Quindi diciamo c'è una relazione diretta tra chi ha la notizia e chi ne fruisce. E chiaramente PN Box è un mezzo, e questa è la nostra filosofia. Questo è abbastanza importante perché poi ha avuto dei risvolti abbastanza interessanti anche dal punto di vista giudiziario, devo dire. Andiamo avanti. Esemplificando, quello che avevamo in mente era quindi la differenza tra una TV tradizionale e una web TV come la nostra è praticamente come vedere una casa dall'esterno oppure avere le chiavi, entrarci, guardare che cosa c'è nel frigorifero, guardare che cosa c'è nelle camere, prendere qualche cosa o mettere qualche cosa. Questo è quello che dicevo ora, andiamo avanti ancora. E quindi, ancora avanti, quindi diciamo c'è una differenza sostanziale tra il subire la TV quando siamo passivamente davanti a una televisione oppure gestire una TV, palinsesto versus playlist. Abbiamo fatto a questo punto una scelta di posizionamento. All'epoca sul mercato non c'era praticamente nessuno nel 2006, se ci pensate, quindi avremmo potuto fare una televisione di carattere nazionale e quindi occupare tutto il territorio nazionale, oppure essere locali. Noi abbiamo deciso di essere locali, nel senso quindi principalmente locali, con un occhio verso il mondo, per questo semplice motivo. Meglio essere leader nel piccolo, piuttosto che essere grandi in quel momento, ma poi surclassati e distrutti da grandi aziende che sarebbero ovviamente entrate e avrebbero avuto delle energie decisamente più importanti rispetto alle nostre. PN Box parte da subito catturando le istituzioni cittadine, quindi il comune, la provincia, la Camera di Commercio, la Regione Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda una parte di promozione turistica. E abbiamo diviso concettualmente in due la struttura della televisione, l'acquisizione di contenuti. Persone e associazioni hanno spazio a titolo gratuito, quindi se avete bisogno di comunicare qualche cosa ci mandate un filmato oppure venite da noi e noi vi facciamo il filmato e lo postiamo e lo promuoviamo. Le istituzioni e le aziende invece pagano. In particolare il comune di Pordenone intuì in primis, stiamo parlando ancora del 2006 e del 2007, il potenziale nell'entrare in questo mondo. E l'allora sindaco, che oggi è vicepresidente della regione Friuli Venezia Giulia, ascoltò, forse il primo, con una grande attenzione, diciamo, la nostra idea, e partì subito con i consigli comunali online, tra l'altro fatti in modo molto dettagliato, quindi suddivisi per mozione, delibera, votazione, quindi
di modo che ogni cittadino potesse verificare l'operato di ogni amministratore, semplicemente digitando il proprio cognome, e avrebbe visto separatamente tutti questi pezzettini di interventi per capire se si sta muovendo correttamente o meno, oppure per argomento, eccetera, eccetera. Dopodiché abbiamo continuato con una serie di rubriche. Di lì a seguire, poi dopo il Comune, sono arrivate la Provincia, la Camera di Commercio, eccetera, eccetera, in una, diciamo, in una opera di utile ad entrambi, devo dire. Il ruolo delle istituzioni quindi è stato fondamentale per noi, ma se vogliamo essere un po' immodesti, anche noi siamo stati importanti per loro, facendoli entrare nel futuro della comunicazione, non pretendendo di vendere un prodotto, ma formandole, rendendole autonome ed evolute. Oggi molte di queste amministrazioni pubbliche, grazie a questa esperienza, si sono fatte le ossa con noi e stanno lavorando autonomamente. Magari loro, con loro facciamo delle altre cose, ma si sono creati di fatto un ufficio, una redazione, cose di questo genere. Torniamo a noi, perché diciamo, per ora vi ho detto delle cose tutto sommato abbastanza, non dico banali, ma diciamo che non hanno nulla di speciale. Abbiamo fatto i primi 3 anni di esperienza ed è giunto il momento di dare corso alla fase più innovativa del nostro progetto, perché avevamo in mente qualcos'altro. E questo qualcos'altro era l'idea di far partecipare ancor più la gente. Non ci basta il fatto che qualcuno ci mandi un video. Era troppo poco per noi. Dovevamo come rompere il muro del suono. E la risposta è stata semplice, tutto sommato. Facciamo entrare fisicamente le persone nella TV. Però ci siamo posti la domanda, come? Utilizzando una buona scusa, un argomento che andasse bene a tutti, anche a chi non sa nulla di internet. Ricordiamoci che nel 2007, nel 2008, comunque la frequentazione sulla rete era veramente bassa. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo pensato che mangiare bene in uno studio televisivo potesse essere una cosa interessante anche per chi non ne sa nulla di web. E così abbiamo fatto. Il 1 ottobre 2009 abbiamo aperto i nostri studi televisivi, che risultano essere ancora oggi una realtà abbastanza nuova e interessante. Interessante perché, come vedete da questa sintesi delle sintesi, di solito il reale va da una parte e il virtuale va esattamente dalla parte opposta. In questo modo abbiamo orientato queste due frecce verso una direzione univoca. Queste sono alcune 2 o 3 foto degli studios di PN Box. Qui dentro quindi la gente può entrare in qualsiasi momento. Immaginatevi di entrare, non so, liberamente alla RAI e andare a vedere che cosa succede nelle redazioni, bersi un caffè, assistere a uno spettacolo. Da noi questo avviene regolarmente ogni giorno. Queste sono alcune immagini dalla regia. Quindi negli studios chiunque può entrare, guardare, assistere a uno spettacolo, mangiare, bere, partecipare, lanciare un'idea. Si forma una specie di groviglio di relazioni. I due principi fondanti del millennio, secondo noi, acqua e wifi gratuiti, sempre stati dal primo giorno in cui abbiamo aperto. Sintetizzando, facciamo circa 100 eventi culturali, musicali, artistici, dibattiti politici in un anno, che diventano chiaramente contenuti televisivi. Ah, c'è anche un altro aspetto fondamentale. Questa è una TV che non gode di finanziamenti pubblici perché non li vuole. E il fatto della ristorazione è una di quelle modalità un po' innovative per finanziare la libertà di informazione. Ogni volta che qualcuno si ordina un piatto di spaghetti o una patatona di quelle che facciamo noi, una parte di quella marginalità va a finanziare la libertà di informazione. Quindi, siccome noi siamo in piedi da 7 anni, questo è il primo messaggio che voglio dirvi, si può fare un'informazione libera senza l'apporto dello Stato. 500.000 visitatori unici, queste 12.347 patate, 8.600 filmati prodotti messi in rete, 14 persone, una denuncia per esercizio abusivo della professione di giornalista nei miei confronti. Però se volete sapere come è andata a finire, ho vinto. Assolto con formula piena, sentenza passata in giudicato, e quindi molti di voi che vogliono fare una cosa di questo genere lo possono fare liberamente perché non hanno neanche potuto appellarsi. Quindi sono riuscito nel mio piccolo a piegare l'ordine dei giornalisti, è stata veramente una goduria, devo dire. In questi anni molti eventi curati da enti pubblici si sono svolti da noi perché l'ambiente è informale. Ecco il reale e il virtuale, quello che voglio trasferirvi. Gli enti pubblici molto spesso fanno una serie di eventi da loro, il tutto è molto perfetto,
ma alle volte istituzionale. Nel nostro ambiente, che è assolutamente informale, hanno trovato lo spunto per fare determinati eventi, perché contestualmente uno studio televisivo, quindi registriamo, possiamo fare una diretta streaming, basta girare la chiave, però possiamo anche dare da mangiare, possiamo far creare relazioni, possiamo far ascoltare musica, possiamo far ballare, possiamo fare quello che vogliamo. Quindi da questo punto di vista è un po' un modo per abbassare le barriere. Quindi, diciamo, in questa relazione privato-pubblico, entrambi abbiamo dato e ricevuto delle opportunità. Dove vogliamo arrivare? Così vi dico anche quello che stiamo cercando di fare. Beh, semplicemente, banalmente questo. Cercare di creare una rete di piccole, anche meno piccole, web TV locali, che, andiamo avanti, che possono consentire di dare la possibilità a tutti di avere un accesso libero alla televisione e all'informazione entrandoci fisicamente, quindi dando e ricevendo notizie. Alla fine, visto che mi mancano 3 minuti e 34 secondi, faccio 3 considerazioni. La prima, la rete ci costringe ad evolvere, ma secondo i suoi ritmi e secondo i suoi modelli di comunicazione, che sono sempre più veloci. Quindi se vogliamo starci, dobbiamo stare a queste regole, diciamo. Pensiamo al cambiamento enorme in atto nei media, in tutti i media. Ne parlavamo prima, anche ascoltando la Anna, per quanto riguarda la stampa. Allora, molti giornali cartacei non solo hanno l'edizione online, ma anche la propria web TV. Le radio nazionali, tipo Radio DJ o RTL, trasmettono in video, quindi una radio, trasmette in video sul digitale, ma che è sul satellite, ma che va anche in streaming. Molte emittenti televisive sul digitale e sul satellite postano i propri filmati sul web. Sul fronte tecnologico gli apparati televisivi stanno diventando sempre di più dei monitor e quindi sono già pronti e predisposti, almeno quelli della nuova generazione, per ricevere il segnale dal web. È un enorme groviglio di autostrade multimediali in cui tutti trasmettono tutto dappertutto, ma tutti confluiscono sul web. Quindi un must, almeno per quello che può essere una mia considerazione, è che sarà sempre di più la multicanalità di cui il web è sarà soprattutto il denominatore comune. Quindi, e questa è diciamo, la prima considerazione. La seconda è il ruolo dei social network, che è una leva di interazione che è necessario gestire parallelamente all'ufficialità del proprio URL, del proprio indirizzo internet. Oggi è impensabile, anche per una pubblica amministrazione, secondo me, comunicare efficacemente utilizzando esclusivamente il proprio sito, un po' quello che si diceva prima, no Giampaolo? L'esigenza non è più quella di comunicare, ma di interagire. E la ricchezza sta nel creare relazioni, nel dire, nell'ascoltare, nel dialogare. La presenza nei social media è quindi fondamentale e imprescindibile. Presenza non significa aprire una pagina Facebook e ogni tanto aggiornarla, ovviamente, oppure lasciare lì delle domande che non abbiano risposta. Al contrario, costruire giorno per giorno una storia, un racconto, generare relazioni, accettare e saper gestire il confronto e anche la critica. Quindi, in questo groviglio di media, ascoltare, promuovere idee, utilizzare gli strumenti e, diciamo, in modo cross-mediale, penso sia necessario tanto per i privati quanto per la pubblica amministrazione, non vedo alcuna differenza. Questo però, forse è stato citato anche prima, ma lo condivido pienamente, implica un impegno costante, è un mestiere. Aprire una pagina Facebook, twittare, non è un gadget, ma è tempo, è risorse, è competenze e quindi va messo a budget. Ma è anche la chiave che può fare la differenza, avvicinando o addirittura annullando le distanze. La terza cosa è l'ultimo aspetto è l'utilizzo della multimedialità. Allora, secondo una recente indagine della Cisco, addirittura nell'arco in teoria, secondo loro, nel prossimo anno, il 90% dei contenuti, che mi sembra esagerato, ma comunque la tendenza è chiara, in rete sarà video. Però un piccolo esempio, io ci credo anche perché mi conviene, visto che è una televisione web, però diciamo è evidente la tendenza, un po' ve lo dimostro, osservando un ragazzo qualsiasi che si compra uno strumento, che cosa fa per capire come funziona? Si apre il libretto di istruzioni? No, va su YouTube e si guarda il tutorial.
Quindi l'utilizzo del linguaggio delle immagini è e sarà sempre più presente e importante per quanto riguarda l'interazione che per la pubblica amministrazione, quindi la parte video. Alla fine di tutto però non dimentichiamoci mai che siamo fatti di energia e che la relazione reale, fisica, difficilmente è sostituibile. È per questo che noi abbiamo voluto avere uno spazio fisico in cui, con cui interagire con le persone, per fortuna. Quindi io mi piacerebbe chiudere con una frase, diciamo d'effetto, che potrebbe essere, ci ho pensato stanotte, me ne è venuta in mente una bellissima, stay foolish, stay angry, però mi sa che l'ha già detta qualcuno. Quindi io direi che forse è meglio concettualmente aprire le porte. Pensate per esempio all'esperienza dell'ANAS, che ha una televisione, ma che ha la possibilità di avere degli spazi fisici, come non so, alcuni autogrill, in cui arrivano centinaia di migliaia di persone. Immaginiamo che relazione si può creare in una situazione di questo genere. E così via. Basta, grazie.